Ciao a tutti ragazzi, qui è come sempre Desk che vi parla e oggi sono qui per parlarvi un po' di Titania o Titania o Tatiana, come preferite chiamarlo. Insomma, l'ultimo Warframe uscito in gioco è la regina delle fate, nonché la protettrice delle foreste del pianeta Terra. Per poterci mettere le mani sopra dovremo affrontare una quest chiamata The Silver Grove e per poter far partire questa quest dovremo recarci in un qualunque relay presente nel sistema solare e raggiungere la stanza dei New Loka e parlare insomma con una persona lì presente con un'icona apposita sopra la testa. Se doveste avere per caso qualche problema nello svolgimento della quest, troverete sul mio canale il video in cui spiego effettivamente cosa bisogna fare, video che sarà linkato anche a quest'altro, quindi potete cliccare sulla i in alto a destra o nel link in descrizione per accedere direttamente al walkthrough della quest. Detto questo, diciamo che il Warframe mi è piaciuto abbastanza, anche se me lo aspettavo un po' diverso. Comunque direi di iniziare subito con le sue abilità per imparare a conoscerla meglio. Iniziamo dalla passiva di Titania che si chiama Dust Bloom e non è nulla che ci faccia gridare al miracolo. In sostanza i bullet jump effettuati con Titania saranno incrementati del 25%, ovvero salteremo un po' più in alto, un po' più lontano in generale. In più, nella zona in cui effettueremo il bullet jump, lasceremo una sorta di polvere fatata che rimarrà lì per qualche secondo e tutti gli alleati che salteranno da quella posizione godranno della passiva di Titania, quindi anche loro godranno di un 25% in più sul loro bullet jump. Passiamo alla prima effettiva abilità di Titania, si chiama Spellbind, e facciamo una precisazione. Secondo me tutte le abilità di Titania ruotano un po' attorno al tema della polvere di fata che consente di volare, così come ad esempio avveniva per la polvere di Trilli in Peter Pan. Infatti, mentre la passiva ci consente di saltare un po' più in alto, un po' più lontano, Spellbind ci permette di lanciare, diciamo, questa polvere in un punto e lì esploderà e farà fluttuare tutti i nemici colti in quest'area d'effetto, che non è poi così elevatissima. Importante precisare che questa abilità possiamo usarla anche sui nostri alleati per conferire a noi stessi e ai nostri alleati a portata un'immunità agli stati alterati. Ulteriore effetto assolutamente da ricordare di Spellbind è che i nemici non vengono semplicemente bloccati e messi in questo stato fluttuante, ma perderanno l'arma prima di essere posti in questo stato. E quando svanirà l'effetto di questa abilità, se non saranno ancora morti, ritorneranno a camminare, ma non potranno spararci fino a che non saranno ritornati fisicamente ad acchiappare la loro arma che gli era caduta in precedenza. La seconda abilità di Titania si chiama Tribute ed è un po' più articolata di tutte le altre abilità del kit di questo Warframe. Di fatto ci consentirà, una volta castata su un nemico, di separare quest'ultimo dalla sua anima e potremo raccogliere la sua anima per ottenere un buff, quindi un potenziamento temporaneo. La durata standard di questi effetti è di 120 secondi, quindi 2 minuti, ma potremo potenziarli ulteriormente raccogliendo altre anime dello stesso tipo. Infatti esistono 4 diversi buff e ciascuno si può ottenere da un nemico specifico. In questo caso che state guardando ora, uccidendo i Lancer, ma uccidendo qualunque unità standard a distanza come anche i Crewman dei Corpus, otterremo il potenziamento Dust, ovvero una riduzione della precisione dei nemici attorno a noi del 10%. Potremo raggiungere il massimo di questo bonus raccogliendo 5 anime di unità a distanza e quindi raggiungendo il valore di 50% di malus di precisione sui nemici nell'arco di 30 metri attorno a noi, e questo ci aiuta effettivamente parecchio, insomma, per sopravvivere. Ovviamente solo una chance che ci manchino, quindi una volta maxata un colpo su due potrebbe colpirci o no. Il secondo buff che potremo ottenere con Tribute si chiama Thorns, ovvero spine, e potremo ottenerlo rubando l'anima delle unità nemiche corpo a corpo. In questo caso i Prod Crewman, ma andrebbero bene anche i Charger, immagino anche i Butcher dei Grineer. Questo bonus cosa fa? Ci dà un 5% di danni riflessi, ovvero la capacità di riflettere una piccola percentuale dei danni che i nemici infliggeranno a noi. Anche questo bonus può essere maxato ottenendo fino a 5 anime di unità corpo a corpo per avere un beneficio del 25% di danni riflessi sugli avversari. Il terzo potenziamento ottenibile da Tribute si chiama Entangle, potremo ottenerlo rubando le anime delle unità pesanti, in questo caso dei Bombard, e ci conferirà un 5% di slow per tutti i nemici che saranno all'interno di un'area di 10 metri dalla nostra posizione. Come vedete qui sto uccidendo dei Bombard per massimizzare questo potenziamento in modo tale da avere un buff che rallenterà i nemici del 25%. Però, come potrete notare fra poco su questo Butcher, in realtà io non noto questo slow poi così consistente. Non so se sia un bug o se lo slow sia così minimo da far fatica effettivamente a percepirlo. E poi c'è da dire che 10 metri di area attorno a noi non sono poi così tanti. Il quarto e ultimo buff che potremo ottenere grazie a Tribute si chiama Full Moon e ci consentirà, una volta uccise le evocazioni dei nostri avversari, di incrementare i danni dei nostri companion. Ora io vado ad uccidere questi V-Gunner con la mia Carrier, quindi lo Sweeper Prime, e lo uccido in 4 colpi.
Ora invece, prima di affrontare le Veganer livello 30, andrò a simulare una decina di Yekka per riuscire ad ottenere il bonus massimo, ovvero 15% di danno aggiuntivo per ogni Yekka fino ad un massimo di 75%, quindi mi serviranno 5 anime. Ho simulato qualche Yekka in più perché purtroppo molti Yekka, mentre mi attaccavano, tendevano a saltare fuori dalla mappa e a scomparire. E come noterete a breve, effettivamente Livy Gunner ora viene ucciso in 3 colpi secchi. Secondo me, ragazzi, questo buff risulta più utile sulle sentinelle che sui Kubro e i Kavat. Siamo arrivati a Lantern, la terza abilità di Titania, che di fatto consente di trasformare un'unità nemica in una sorta di lanterna che con la sua luce potrà attrarre tutti i nemici nelle immediate vicinanze, tra l'altro infliggendo un danno nel tempo abbastanza consistente a tutti i nemici appunto a portata. Una volta riattivata questa abilità, il bersaglio iniziale detonerà, causando poi un ulteriore danno ad area. Il grosso problema di questa abilità è che solitamente non avviene quello che avete appena visto con il Bombard, ovvero di solito una volta castato Lantern su un nemico, questo comincia a fluttuare in una direzione, la direzione che stava percorrendo fino a poco prima, di solito, direzione che possiamo influenzare sparandogli, ma purtroppo tendiamo a spingerlo troppo lontano e molto rapidamente. Il punto è che spesso accade quello che vedrete ora con questo Charger. Il Charger continuerà a fluttuare sempre più lontano da noi e quando i nemici non subiranno più il suo effetto, cercheranno di ucciderci. Eccoci arrivati alla quarta ed ultima abilità di Titania, si chiama Razorwing ed è l'abilità che penso tutti aspettavano. Una volta infatti per poter usare un Arcwing in una missione normale bisognava cercare di buggarsi, magari su Urano, cercare di fare in modo che l'Arcwing ci rimanesse anche fuori dall'acqua, mentre adesso lo possiamo fare concretamente utilizzando Titania. Di fatto diciamo che Titania tira fuori le sue ali e si trasforma effettivamente nel suo aspetto da fatina, però nel concreto sarà come guidare un Arcwing in missioni standard. È abbastanza carino, devo dire, muoversi, svolazzare in giro per le missioni non è affatto male e i danni tra l'altro non mancano, né sull'arma primaria che scalerà le mod della nostra primaria, né sull'arma corpo a corpo che scalerà invece le mod sulle nostre armi corpo a corpo. Questa metamorfosi tra l'altro ridurrà notevolmente le dimensioni di Titania e questo causerà ai nemici che cercheranno di colpirla un malus del 50% in precisione, quindi questa abilità non solo la si potrà utilizzare a scopo offensivo ma anche a scopo difensivo. In più ci saranno 6 farfalle attorno a noi che cercheranno di dirigersi attorno ai nemici nelle nostre vicinanze, distraendoli non poco e quindi aiutandoci ulteriormente a evitare insomma gli attacchi dei nostri avversari. Quindi in sostanza questa abilità, ragazzi, va vista esattamente come Exalted Blade di Excalibur, Isteria di Valkyr, l'abilità finale di Wukong. Funziona allo stesso modo, è un'abilità toggle che ci consente di far scalare le nostre mod sulle armi primarie e l'arma corpo a corpo di Titania nella forma della sua finale. Vi ricordo in questo senso che al di là di tutte le mod da danno, andrà a scalare anche le mod standard di probabilità e danno critico e poi le mod che incrementeranno le probabilità di status. Vediamo rapidamente la build di Titania. Dunque, ho utilizzato 2 forma, non ho abbondato perché me l'aspettavo più da crowd control come Warframe, invece a quanto pare è più un DPS assassino allucinante perché con la finale attiva, aiutandosi poi con la prima e la terza, praticamente i nemici la cagano poco e lei riesce a riversare su di loro tantissimi danni. Dunque cosa ho fatto? Innanzitutto non ho cambiato la polarità dell'aura perché la V trovo che sia comoda sia per Rifle Amp sia per Steel Charge, perché vanno entrambe a scalare sulla finale e chiaramente starà a noi decidere se far scalare Rifle Amp sulla nostra arma primaria o Steel Charge sulla nostra arma corpo a corpo. Io diciamo che le cambio, ma momentaneamente mi sono incentrato su Rifle Amp perché i punti mi bastano precisi. Cosa vado a mettere? Dunque, secondo me la finale di Titania è importantissima. Io all'inizio, prima che uscisse Titania, pensavo che sarebbe stata una scemata, invece obiettivamente per come funziona il Warframe, più riusciamo a rimanere con la finale attiva e più riusciamo a sfruttare secondo me Titania al meglio. Quindi Primed Flow, Streamline, Fleeting e Primed Continuity sono da utilizzare per massimizzare l'efficienza di questa abilità e quindi per riuscire a mantenerla attiva il più possibile. Ovviamente Fleeting io la utilizzo a metà, Primed Flow vabbè non ce l'ho maxato, mi manca un punto, ma insomma l'importante è avere più energia possibile da parte. Io come vedete arrivo ad averne 400. Poi cosa vado a mettere? Beh, secondo me vita e scudi su Titania sono abbastanza d'obbligo perché comunque non è molto resistente. È vero però che sfruttando l'abilità Tribute, la seconda abilità, e utilizzando la finale riusciamo a fare in modo che i nemici facciano fatica a colpirci e si potrebbe anche decidere di togliere una mod difensiva a scelta. C'è chi preferisce gli scudi e c'è chi preferisce vita, per cui potete anche decidere di eliminarne una. Io per il momento andrò avanti ancora un po' a giocare così perché non mi ci trovo ancora tantissimo
a utilizzare titania. Quando poi magari sarò un po' più abituato, forse riuscirò a scartarne una. Poi vado a mettere stretch, perché ragazzi, la prima e la terza abilità di titania hanno un range base che è veramente ridicolo, bisogna incrementarlo un po', quindi stretch e cunning drift mi aiutano in questo senso. Avevo provato all'epoca anche ad inserire overextended, ma il malus in potenza potere, lasciate perdere i danni in meno sulla terza abilità quando la facciamo esplodere, ma i danni in meno sulla finale sono veramente brutti, per cui scarterei questa possibilità, a meno che uno non voglia fare una build particolare incentrata veramente solo sul crowd control, allora lì qualcosa si potrebbe anche sperimentare. Io chiudo con talento naturale perché secondo me il cast delle abilità, in particolare prima e terza, è esageratamente lento, mi trovo meglio con questa mod, ma ho visto build molto molto simili alla mia se non identiche che al posto di talento naturale andavano a mettere potenza potere e ciascuno poi aveva i suoi gusti, c'è chi andava di intensify, c'è chi andava di transient fortitude, anche se quest'ultimo ve lo sconsiglierei perché vi toglie ulteriore durata che dovreste poi compensare in qualche modo, oppure addirittura c'era qualcuno che andava con blind rage. C'è da dire che uno potrebbe dire: ma chi se ne frega della prima e la terza abilità, andiamo solo di finale, scassiamo tutti volando a destra e a sinistra. Allora vabbè, in quel caso ragazzi l'importante è avere alti livelli di efficienza con la durata per bilanciare il malus di fleeting, mettere tanta potenza potere e avere le mod giuste su primaria e corpo a corpo, e poi semplicemente attivare la quarta e andare a scassare di botte tutti quanti. Per capirci ragazzi, ho fatto una variante al volo: se uno volesse aumentare molto potenza potere per fare tanto male con la finale, si potrebbe fare una cosa del genere, togliere il talento naturale e portata, sia cunning drift sia stretch, si va a mettere power drift, intensify. Io chiudo con una blind rage a metà perché preferisco a questo punto un po' di malus in efficienza piuttosto che un malus in durata, comunque poi uno può scegliere un po', è una roba che ho campato un po' per aria, non avevo sufficienti forma quindi sono dovuto passare da rifle amp a steel charge. Però questo è giusto per farvi capire che si può lavorare in questo senso, cioè dire: la prima e la terza abilità non mi ci trovo, non mi piacciono, inutile che vada ad incrementare ulteriormente il mio range, quindi tolgo veramente stretch e cunning drift e i due slot che mi rimangono cerco di dedicarli a potenza potere. In questo caso raggiungo ben 199% di potenza potere, che non è assolutamente da schifare, però chiaramente c'è anche da considerare che la finale mi costa un po' di più. Però insomma, smanettando, provando, inserendo sicuramente più forma, perché in una build da potenza potere sicuramente un ulteriore V ci sta, ci vuole, comunque si riesce secondo me poi ad ottenere qualcosa di interessante. Per concludere ragazzi, Titania non posso dire che non mi sia piaciuta, però l'ho trovata diversa da come me l'aspettavo. Infatti da come era stata presentata veramente credevo che sarebbe stata molto più concentrata sul controllo delle orde dei nemici invece che sul loro annientamento. Di fatto la prima abilità mi aspettavo avesse un po' più di range, e di fatto ha tanto range per castarla, cioè possiamo castarla molto distante, ma poi il punto in cui va ad impattare e da cui si propaga per far fluttuare i nemici è veramente ristretto, ha un'area piuttosto ristretta. La terza abilità poi ha questo problema che non è così facile gestirla, il bersaglio colpito da Lantern infatti spesso, magari anche perché colpito accidentalmente da noi o da uno dei nostri alleati, tende a decollare in una direzione sparendo talvolta anche all'orizzonte, e quindi i nemici non possono più essere attratti da lui perché anche questa abilità ha un range decente ma non poi così elevato. C'è da dire che ha dei danni mediamente alti che non mi aspettavo che si potrebbero sfruttare. La seconda abilità poi, Tribute, per quanto carina, è un casino. È vero che i buff li hanno condensati in solo 4 buff differenti, ma il fatto che sono 4 cose diverse da memorizzare, da raccogliere da 4 tipologie di unità diverse, e poi dobbiamo tenere 5 per tipo per poterne maxare gli effetti, cioè diventa veramente un delirio in missione. Invece poi abbiamo la quarta abilità, che pensavo si sarebbe rivelata essere una stronzata, invece è la più semplice da usare e poi quella che ha l'impatto maggiore in gioco, perché di fatto riusciamo a ridurre i danni che incasseremo, perché i nemici, grazie alle farfalle, grazie al fatto che saremo di dimensioni ridotte, ci considereranno di meno, e in più riusciremo veramente a vomitargli addosso tonnellate di danni, facendogli praticamente il culo a stelle e strisce. Per cui in generale mi è piaciuta, ma vi ripeto, l'ho trovata diversa da come me l'aspettavo. Detto questo ragazzi, se volete vedermi giocare con Titania, io adesso nei prossimi giorni ricomincerò a fare le live su Twitch, quindi una volta che avrò la programmazione nuova ultimata, passate di là e chiedetemi: Des, prendi Titania che ti voglio vedere giocare con la regina delle fate. Dunque ragazzi, io vi ho detto tutto, quindi vi ricordo come al solito di mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto il video, vi ricordo di iscrivervi al canale e vi ricordo di andare a cercare la pagina di DesRPG sia su Facebook sia su Twitter. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!